Oggi è il 16 agosto e Dio, sto malissimo! È colpa del caldo, eh? What's up, superstiti? Se volete scoprire perché sto così, vi consiglio vivamente di guardare il video fino alla fine, anche perché non solo è un contenuto che probabilmente non rimarrà a molto nel mio canale, può essere che lo cancellerò, ma soprattutto perché vorrei che questo diventasse una sorta di seduta personale dallo psicologo, gratuita, che riguardando a distanza di anni mi potrà far capire molte cose. Vediamo cosa ne uscirà fuori. Sono partito dalla città più bella del mondo, ovvero Bassano del Grappa, che abito, con l'intento di fare minimo 100 km. Niente di incredibile, ne ho già fatti 200 per disegnare un pene, ma in queste condizioni neanche 100 sono così scontati. Non gaffo più, fioi. L'itinerario ovviamente non ce l'ho, ma l'idea era di fare un percorso ad anello attorno alle colline della Val Sugana. Maria! Piccolo spoiler, se mi fermassi al Cornale a bere una birra da richiamino, probabilmente mi sentirei anche meglio. Ma non se poi, subito. Ho solo 3 birrette consumate e non sono neanche a 30 km. Ma sa presto, devo vomitare di nuovo. Ma prima di addentrarci nei meandri psicologici, ma con la testa, fioi, che metà basta, affrontiamo sin da subito le scale di Primolano. Vado. Butta giù 2 cambi, su in piedi, Roby. Rilancia l'azione. Sta a Sentags, è la parte più dura qua subito. Primo tornante, vedo subito le Madonne. Manco farlo apposta. Per chi non lo conoscesse, la salita delle scale di Primolano è una salitaglia leggera adatta a tutti, che collega appunto. Non gaffo più. Che collega appunto il comune di Primolano con quello di Arsier, paese natio della signora Elia, mia mamma. Come potete vedere, è una zona molto suggestiva, dove si trasuda la storia, le rovine della guerra. E ancora tornanti, dove potete vedere altre Madonne. Eccoci qua. Però guardate che meraviglia. È un piccolo passo San Boldo senza gallerie. Lascio con queste mani. Ho fatto tante di quelle bragottate qua quando ero piccolo che non ne avete idea. Ah, che ben che si sta! A 38 all'ora qua da Drio. Che bellezza! Lasciamolo andare, va, che non posso abbattere tutti i com del bellunese. Ma dove, oh? Veloce passaggio nel centro di Arsier. Finito. Adesso un paese mezzo morto, ma una volta era pieno di vita e veramente molto divertente. Qui ci ho vinto dei campionati di calcetto, eh. E ora andiamo verso Feltre? Sì. Se non sbaglio, questa dovrebbe essere la vecchia Feltrina, che ormai è diventata una sorta di ciclabile quasi. Ma che bello! Ah, il Veneto! Ma tornando a noi, tra le varie dediche che scoprirete alla fine del video se tutto va bene, oggi in particolare mi sto autorispondendo alla domanda che attanaglia tantissimi ciclisti. Ovvero, ma perché vai in bici? Solo perché ti si mona? No! Sempre bello. Come ormai avrete imparato a conoscermi, io sono probabilmente la persona più lontana dal mondo della performance, delle gare o delle prestazioni in generale, ma vivo la bici in quel tipico modo scanzonato e divertente, tipico dei non invasati. Non a caso vado in bici per star bene, per fare in modo che le mie ginocchia non implorino pietà ad ogni movimento sbagliato, per far cene con gli amici senza preoccuparmi più di tanto e per bere quelle 20 birrette sapendo che tanto le suderò tutte in poche ore. Così si fa. E poi diciamolo, la bici, oltre a farti stare incredibilmente bene, ti offre anche la possibilità di vedere dei posti meravigliosi alla giusta velocità. L'ho detto più volte, lo so. Tra cui anche il centro di Feltre. Ma che bello. Paese natio de quea scassabai de a steppi. Messorea. Non so se è stata una grande idea quel gelato. Mi ha smosso tutto dentro. Ma ciò che in questi anni la bici mi ha insegnato più di ogni altra cosa è il rapporto con il dolore. E non solo fisico, anche quello mentale. Sì, adesso mi spiego. Tendenzialmente sono una persona autodistruttiva. E quando mi capita qualcosa di brutto faccio fatica a risollevarmi in un battibaleno. E in tutto ciò la bici è una sorta di sfogo. Andando via praticamente sempre da solo, lo stare molte ore in sella fa partire alla testa un sacco di pensieri. E certe volte sta roba se una figata e certe altre un poco de manco. Come oggi. Potrà suonarvi strano, ma è come se sentissi a volte il bisogno di sentire dolore. Che assieme a quell'incredibile sensazione di stanchezza che solo la bici riesce a darti, è in grado di far annebbiare qualsiasi pensiero negativo e trasformare quelli che sono i ricordi che vorresti dimenticare in un qualcosa che alla fine riesci ad accettare e in qualche modo a comprendere. E vedete, oggi più che mai ne avevo proprio bisogno. Più di 100 km sono riusciti davvero a farli e ho fatto una fatica immensa. Se non mi credete, trovate tutto su Strava, birrette consumate comprese. Ma prima di dirvi a chi è dedicato questo video realmente, perché secondo voi oggi ho fatto così tanta fatica a fare 100 km? Fioi, ieri era Ferragosto. Visto che mi piace andare in bici anche per questo, da buon veneto mica mi tiro indietro. Oggi è il 15 agosto, 5 anni fa esatti ho comprato appartamento e vuoi non festeggiare l'evento? Le tette, Laura. Tira un po' giù, brava. Boh, sto registrando comunque. Salve. Ciao, Roby, tutto bene?
tutto bene. Il solito, grazie. Arrangiati, sai dov'è? Vai, vai, vai. Bicchiere vuoto devo prendere. Io non vorrei il bicchiere vuoto, però. Ah, scusami. Pronta la birretta, Robby. Ah, pronte. Grazie. Buon Ferragosto. Cominciamo bene. Che benessere. Ah. Ma vuoi non andare dalla Moira? Eccola qua. Buongiorno. Buongiorno. Il solito, grazie. Ah, ma sai che cos'è? Ah. No, in realtà volevo uno spritz cinare. Ah, ok. Grazie, grazie. E io? Ah, fai tu? E io niente. Salute. Vuoi non andar via senza bere l'ultimo? Assolutamente no. Questo era buono, ma questo di più. A te. Grazie a voi. Cin cin. Ha un colore stranissimo. È un mojito? No, è uno spritz Riviera. Ma stai registrando? Dai, cretino. Non l'ho mai assaggiato. Beh, bello estivo. È buono? È buono, è estivo. Che vita rock and roll. Lo so, dovrei andarmene, ma vuoi mettere un... Il solito, l'altro, grazie. Ok, beh. Eccoci. Beh, grazie, grazie. Questa si chiama generosità. Io volevo andarmene, ma... È il giro della casa. Sempre generosità. E sempre buon Ferragosto. Finirà anche. Quanto è bella Bassano quando non c'è nessuno? Dai, guarda! No, in realtà è bella anche quando c'è gente, quella giusta. E comunque, vuoi non farti Ferragosto con le mie ex? No, scherzo. Non può mancare la classica grigliata con gli amici! In montagna, quasi. Salute! E questa è delle feste di Natale. Arrivo! Che cazzo! Oh, che testata hai preso? Ciao Guido. Vi faccio vedere un attimo di contesto e dove sono. Eccoci qua. Ma porco due. Ma non è un hamburger questo? Adesso cerco una qualsiasi forma di formaggio. Lo spalmo di gorgonzola. Ma ti sembra normale? Cioè, ti ho dato fuori il formaggio da metterlo sopra, che si sciogliesse un po' il plastica quel formaggio, porco via. Cosa cazzo vuoi che prenda sulla griglia? Niente. Da che merda. Madonna santa. Sul cibo io poi guarda, se vede che non piace mangiare, ma mi piace mangiare bene. Vabbè, hamburger e gorgonzola, buon gourmet. Qua scorsa anche. A posto? Beh, insomma ti sembra un hamburger. Il mio non è male. Salute chef. Grazie Robby. Ciao. Salute Guido. La sei messa nel culo? Non l'hai tirata fuori. Vediamo chi ha ragione. Dov'è la pinza di Giulio? Sto panino buonissimo. L'hai lasciata a casa. Aia. Ecco, dov'era? In camera. Cosa te ne fai della pinza in camera? In bagno, eh? Per quando devi fare la pipì. E sono appena arrivato. Giulio! Dove è andato? Che schifo. Giulio! Che schifo. Che cazzo. Che schifo. Con la sua solita sobrietà che lo contraddistingue, si è fatto notare da tutti. Oh, sembrava Toys l'altra sera comunque. Perché guardano tutti di qua? Chilli, chilli. Ma che ho paura dei ragni e dei serpenti. Questo è il ragno, vedi? È la Spider Stack. C'è una roba buona. Bello Spider-Man. Comunque sono qua da mezz'oretta. Gente senza fisico. Cosa è successo? Oh, sto filmando comunque, vuoi un po' di... Sì. Metti un no. Vuoi mettere una cosa del genere? No, non lo farei mai. No. Sì, mi è andata di trovare sull'acqua. Tuo corpo non è abituato a bere acqua. Sai finire prosecco. Non svegliarlo, rianimarlo. Dormi, sveglia. Un cadavere. Abbevati. Faccio lì Oktoberfest. Vieni qua, vieni qua. Freccia, sta a montare tutte. È in pompa. Vieni qua. Freccia, porco cane. Che vita dura comunque, ragazzi. Checca, quando è che apriamo gli amari? Hai uno con la bufala dietro. La padrona qua, bicchiere di vetro. Why not? Stop, zia, no, ferma. Cos'è successo? Chiamiamo il caro attrezzi. Vabbè, che classe la Moretti in lattina dentro un bicchiere di plastica. Sono arrivati altri concorrenti. Vado giù per le scale e trovo... Ma che sei scuro? La luce? Guarda, è già al buio, è una scala. Ma dai. Ci sono? Ah, è questa. Ho trovato il tesoro. L'ultima roba sì. Ma tutto ancora te camera su. Eh sì. Giulio. Tutto a posto. Cattivo, eh. Buono però. È buono questo? No. Ciao vegani. Che belle sono le grigliate di Ferragosto. Cosa succede? Oh. Ai, ai, ai. Sono arrivati i polletti. Il setup della tavola sta prendendo forma. E non sto parlando solo degli amari lì.
registrando mentre io sto mangiando, però carino. Brindisi. Sì. Salute. Gin gin. Ci sta l'ultimo. Martino. Ciao patatino. Piano. Ciao patata. Ciao muso. Ciao muso. Ciao muso. Ciao patatino. Che bordello fai? Ciao ciao ciao. È bellissimo. 2000 years later. Gorgonzola al cucchiaio. Allora Davide, divido anche il pamperti. Che cazzo sei, Gesù? Tolto di... Allora questo va qua. Uno, due, tre. Basta. Ah, basta. E questo... Aspetta che te lo rompi. Fai tu. Basta. Va bene. E vedete, io ora potrei dirvi perché guardare il video fino alla fine, ma sapete che c'è? C'è che io non sono la persona giusta per dirvi cosa sia giusto. Non sono un esempio da seguire, non posso insegnarvi a come vivere la bici, come si faccia festa o a quanto sia indispensabile trovarsi uno sfogo per alleviare il proprio dolore. Credo che ogni cosa vada sempre vissuta fino in fondo, senza rimpianti e senza mai rinunciare a nulla che ci fa stare bene, che ci fa sentire vivi e che ci aiuta a svegliarci ogni mattina col sorriso. E non so se questo sia giusto o meno, ma vi auguro di vivere queste sensazioni attorniati dai vostri amici. Sempre! Loro sono forse la cosa più importante che abbiamo e quella che spesso diamo più per scontato. Anche perché, sinceramente, sono stanco. Sono stanco di loro, delle persone che conosco bene. Sono stanco degli amici degli amici. Sono stanco di essere preoccupato e sono stanco di preoccuparmi. Sono stanco di chi ha deciso di vivere la vita al massimo, ogni minuto, ogni istante. Un po' come lo sono anch'io, ma siete miei amici e lo sarete per sempre ed io vi vorrò bene sempre, a prescindere dalle vostre scelte. Vi voglio bene e sarà difficile non volervene, ma vi odio. Vi odio un bel po'. Non posso continuare a togliermi dei pezzi della mia anima per colpa vostra, o forse sì, forse perché io non le so fare quelle cose lì. E la mia è sola, pura ammirazione, ma vi odio. Ho imparato ad odiarvi e a volervi bene al tempo stesso. Pensa quanto sono idiota! Io non posso continuare a perdere degli amici per dei motivi che non riuscirò mai a comprendere. Non sono così bravo e non lo sarò mai. Non sono mai stato bravo come voi. Eppure vi voglio bene. Ve ne vorrò sempre. Perché la libertà che ho visto nei vostri occhi mi ha fatto diventare la persona che sono. E in fondo, se qualcuno mi vuole bene ancora oggi, è anche merito vostro. Da voi ho imparato, appreso e compreso a vivere. E a darsi sempre una seconda possibilità. Quello che è successo non è giusto, ne sono convinto. Ma so che i tuoi ricordi vivranno in me per sempre. Mi hai reso migliore, mi hai reso qualcuno che ora sa sorridere pensando che tu avresti fatto lo stesso. Non è giusto, ma dentro di me so che ti stai prendendo gioco di me. Con quel sorriso e quell'ironia che non dimenticherò mai. Ciao Ludo. Babi, sai come fanno i salmoni nei fiumi, quando vi salgono i fiumi? No! Ragazzi, è veramente un maestro, è anche serio quando vuole, eh. È anche bravo, ma so che non sembra, ma siamo tutti un po' così.